Mi sembra che nel suo modo di fare terapia, la terapia strategica spesso, poi lei ha definito, io sono più terapeuta stratega che strategico, però nella terapia strategica spesso c'è da parte dei terapeuti, in particolare quelli che approcciano per la prima volta alla terapia strategica, una grande enfasi sulla tecnica. Invece, da quello che lei mi ha detto, mi sembra che, giustamente, peraltro aggiungo io, lei dà una grande enfasi alla comunicazione. Sì, va bene, ma sai, non basta dire comunicazione, perché comunicazione di che cosa? Cioè, mi piace ridere, c'è il mio libro Commedia e Dramma del matrimonio, dove faccio vedere, cioè, i due coppie devono comunicare, ma anche quando si danno della stronza, scema, puttana, imbecille, stanno comunicando, bisogna vedere che cosa comunichi. Allora qui la comunicazione strategica è quello che stavo dicendo. Diciamo questo, l'enfasi è, non è, non mi interessano i sintomi, certo, salvo se è psicotico grave, chiaro che non stiamo parlando di questi casi. Mi interessa vedere qual era il tuo progetto di vita, come ti sta ostacolando, come insieme possiamo risolvere per migliorare, per superare questi ostacoli. Questo è. Per quello io ti posso dare delle indicazioni. Tu vedi come fare. La mia indicazione nel caso è questo. Provati a provare più mal di testa. Ma come c'è? Perché? Lei, scusi, lei soffre di insonnia. Qual è il problema? È che lui quando si mette lì sull'auto non dorme. Oddio, non riesco a dormire, oddio, non riesco a dormire. E così, adesso voglio proprio dormire. Ora è chiaro che uno che è impegnato a dormire non si addormenta, perché i tentativi fatti contro sono precisamente quello che lo provano. Cosa facciamo tutti? Ci mettiamo a leggere due pagine di un libro che non riusciamo a leggere più di due pagine, che sono sempre le due pagine che leggiamo. Perché? Perché la nostra attenzione non è più dirottata sul fatto che mi devo addormentare. Ma devo se a me piace la televisione vedere film, possibilmente scegli, ce ne tanti. Perché se è un film magari interessante, mi prende e non mi addormento. Invece un film un po' stupidino, non orrendo, ma stupidino, lo guardo e poi mi lascio andare, capito? Ma queste sono piccole strategie che usiamo tutti, a certe volte, anche perché devi rendere conto alla moglie, al marito, ai figli, non devi far così, non devi far colà, mangi troppo. Sa poco me l'ha raccontata una cosa di comunicazione che ti piacerà. Stavo mangiando e un'amica mangiando della morta. Guarda che ti fa male il grasso animale. Scusa, ma c'è la virgola o non c'è la virgola? Devo capire. Tu mi hai detto ti fa il grasso animale e va bene, oppure ti fa male il grasso animale. Capito? Io poi sono un cultore delle parole per me, sono un custode di come si parla e non mi piace come si parla. L'ultima che non mi piace, adesso non sono più capaci di dire silenzio, devono dire silenzio assordante. Perché sta roba gli piace, godono, perché gli sembra una figura retorica straordinaria, silenzio assordante. Non c'è più Che fine ha silenzio. fatto il silenzio? Spesso e volentieri, spesso e volentieri ho delle crisi d'ansia. Beh, spesso capisco, poi volentieri non credo. Questo ti dico che voi e noi che facciamo questo lavoro, primo, bisogna studiare anche cose che vengono da fuori dei nostri studi prettamente clinici, perché se noi studiamo la relazione dobbiamo sapere che cosa dice la psicologia sociale e interpersonale delle relazioni, perché solo così noi possiamo poi portarle in quel contesto speciale che è la relazione d'aiuto, perché io la vedo non tanto come una cura, ma come una relazione d'aiuto.